iniziare, vi invitiamo a leggere l'informativa sui rischi perché trading online è un'attività altamente speculativa e in primo rilevante il rischio di perdite. Questo tipo di trading quindi non è adatto a tutti gli investitori ed è necessario comprendere il livello di rischio prima di iniziare a fare trading. Trovate il documento informativo sui rischi completo presente su xm.com e allo stesso tempo vi ricordiamo che la sezione di oggi è una sezione formativa, quindi non rientra nella consulenza finanziaria. Il sito del broker è xm.com/it per la versione italiana, broker regolamentato dalla Consob e SISEC, quindi uno dei broker più sicuri in cui potete iniziare i vostri investimenti. Si tratta di un broker che vi dà la possibilità di operare sia in demo con un account virtuale, sia con un account real. E potete prendere subito 25 euro in omaggio e poi decidere se vi interessa o meno di depositare e altro. Tra i punti chiave, vi invitiamo a visionare la sezione webinar, dove troverete già l'elenco di tutti i webinar per i prossimi mesi fino al prima settimana di gennaio. Ci sono diversi incontri con diversi, quindi spunti operativi. Tra l'altro, vi ricordo che avremo il 28 novembre anche un appuntamento dal vivo a Napoli, quindi se qualcuno di voi è interessato per anche un appuntamento dal vivo, è possibile incontrare anche me, faremo la lezione a Napoli il 28 novembre. Vi daremo comunque altre informazioni. Per Giancarlo, no, questo si tratta solo di Forex, trading su Forex e CFD, quindi indici azionari, petrolio, materie prime, non ci sono azioni. Ad esempio, andiamo subito da MetaTrader e vi faccio vedere qui sul lato sinistro trovate l'elenco di diverse valute. Questo è un conto di tipo micro, cioè un conto in cui ogni pips non vale 10 centesimi, ma addirittura vale un decimo di un centesimo, quindi veramente pochissimo. Quindi per chi ha conti piccoli questo è un ottimo broker, ma anche per fino a 2-3 mila euro rimane sempre un'ottima scelta perché vi permette di perfezionare al meglio il money management, andando a valutare 2, qualcosa, eccetera, anziché andare a fare degli arrotondamenti al 0,1. Come vedete trovate anche il gold, il silver, gli indici, sia in versione cash che in versione, eccoli qua, che in versione futures e anche le materie prime. Quindi questo è tutto ciò che offre la piattaforma, direi, quindi un numero esagerato e anche molto soddisfacente di sottostanti da poter studiare. Allora, andiamo subito a vedere un po' l'inizio delle slide e poi pian piano voi potete anche scrivere degli appunti sulla chat e vi andremo a rispondere. Vi ricordo che l'indicatore Super Trend che oggi andremo a studiare lo potete prendere dal sito WeTrading.eu nella sezione Corsi Trading Settembre. E in particolar modo l'ho caricato qui, scarica gratis indicatore per MetaTrader. Basta cliccare qui, lo potete scaricare e installare nella vostra MetaTrader. Trovate inoltre nella nuova sezione didattica, o anche così, nella sezione didattica, i corsi di ottobre elencati, sia per quanto riguarda il corso di spread trading, che so che è uno dei più seguiti e interessanti, quindi molti mi scrivete per questo, sia l'annuncio di Napoli, i corsi di spread trading, gli altri corsi con XM e anche dei corsi di binari con option trade. Quindi trovate tutto sul sito wetrading.eu. Allora, come sempre oggi anticipiamo che il webinar ha una durata di un'ora e quindi abbiamo tutto il tempo necessario sia per la parte teorica che per la parte quindi operativa.
Allora, l'indicatore Super Trend, che cos'è? Innanzitutto è stato inventato, quindi ideato, da Oliver Seban, che è quindi un trader, capace e anche un tecnico, un ingegnere, che è riuscito a valutare, prendendo spunto dall'ATR, un indicatore che serve principalmente per indicare la fine di un trend. Quindi lo scopo iniziale che era nato da questo indicatore è quello di valutare le uscite dal mercato, cioè l'indicatore è stato creato da questa persona per valutare quando il mercato poteva finire la sua fase di trend. Andiamo subito a metterlo sul grafico, anche così possiamo avere subito un riscontro. Prendiamo, non so, euro-yen ad esempio, andiamo ad applicare quindi un grafico bianco-nero che mi piace di più, togliamo ciò che è in più, repoint lo eliminiamo, respread lo eliminiamo, benissimo, quindi tutto ciò che è in più lo eliminiamo, benissimo, e andiamo ad aggiungere il super trend che io già avevo installato. Basta trascinarlo sulla piattaforma, l'impostazione classica è 10-3, per adesso la lasciamo così, colori rosso e verde normali, andiamo a cliccare su ok e notiamo subito questa formazione grafica con delle curve in rosso e in verde. Quindi potete subito intuire che quando il prezzo va sotto questa curva diventa rossa e la curva rossa indica una potenzialità di ribasso. I prezzi che stanno sopra la curva verde indicano una potenzialità di rialzo. Graficamente notate subito che è un indicatore molto semplice e anche quindi di un'intuizione base intelligente perché in pochi passi, poche occhiate, riuscite subito a capire se innanzitutto è preferibile una posizione long o una posizione short in base al time frame che si sceglie. Questo ad esempio è Euro-Yen Daily, si può scendere in H1, si può scendere in M5, quindi qualsiasi operatività viene rielaborata in base al time frame. Ma andiamo meglio a capire quali sono gli aspetti di questo indicatore. Allora, innanzitutto l'indicatore come è formato? Ha una formula che non è una formula segreta, è una formula ben conosciuta, infatti questo indicatore lo trovate su internet gratuitamente, l'ho dato anche io gratuito sul sito, quindi lo potete riprendere. Cosa fa? Prende il prezzo high più low, lo divide 2, quindi fa una media del prezzo. Misura poi anche il valore dell'ATR, che è un altro indicatore, Average True Range, che abbiamo già conosciuto e utilizzato, e poi applica un coefficiente. In questo caso il coefficiente che si è scelto di default si chiama multiplier ed è 3.0. Quindi va ad aumentare la volatilità di 3 volte, la volatilità registrata dall'ATR, e la somma o la toglie alla media dell'high low. In questo modo si creano le due bande o curve up e down, cioè verde o rossa. Quindi l'intuizione matematica non è difficile, è molto semplice. Ciò che adesso dobbiamo capire è meglio come andarlo a sfruttare graficamente. Allora, dove trovo Sabrina mi domanda dove trovo il super trend. Sì, allora andate su questo link, vi metto qui in chat così magari lo trovate tutti, e scendendo in questa pagina del sito trovate la voce Super Trend, eccolo qui, 29 settembre, Super Trend, scarica gratis, basta cliccare qui e lo potete scaricare gratuitamente. Ritorniamo ai grafici. Allora, cosa è successo in questi grafici? Innanzitutto vediamo che il prezzo in questa parte, ad esempio, sale. Poi a un certo punto si indebolisce e la forza diventa così debole da cambiare colore da verde a rosso.
e qui ci trasmette una fase di discesa e così via. Riepilogando, notiamo però alcune caratteristiche che subito andiamo a vedere. Innanzitutto ci sono dei momenti in cui la curva è piatta. Qui, in queste parti, in queste altre parti. Quindi questo indicatore si muove a scalini. Cosa vuol dire questo? Che in teoria vuol dire che in questa fase del mercato rimane una visione ribassista, pur tuttavia non creando nuovi minimi. Infatti, ad esempio, qui non si sono creati nuovi minimi, anche in questa parte non si sono creati nuovi minimi, in quest'altra parte invece non si sono creati nuovi massimi, come vedete, perché il massimo precedente rimane qui più in alto. E così via, qui c'era l'altro massimo e tuttavia qui il mercato lateralizza. Quindi la prima cosa che dobbiamo capire di questo indicatore è che se siamo in una fase come adesso su Euro-Yen piatta, vuol dire che il mercato è in trading range, cioè è un mercato che non ha una direzione ben decisa, quindi è un po' in attesa di capire come muoversi, se ovvero continuare la fase ribassista. In questo caso parlando di Euro Yen Daily, quindi sta pensando se scendere ancora o viceversa se andare fino alla linea rossa e poi trasformarsi in verde. Quindi la prima informazione che possiamo trarre da questo indicatore importante, molto conosciuto nel mercato, nel trading online da molti trader, è se siamo in una fase laterale o comunque una fase debole, una fase che non ci esprime tendenza. Fin qui tutto ok? Datemi anche un cenno via chat se per adesso è tutto ok. Benissimo. Vedo già un po' che rispondono. Ok, quindi questo era il primo passo da capire. Perché ricordo che questo indicatore non è stato ideato per entrare nel mercato, ma per uscire. Quindi che significa? Che questo indicatore è stato ideato per capire se la posizione che abbiamo attualmente nel mercato può stare ancora dentro o eventualmente, nel caso in cui abbiamo un cambio di colore, quindi dobbiamo chiudere tutte le nostre posizioni al ribasso e quindi attendere un segnale di entrata in base alla nostra strategia sul verde. Quindi capite bene questo, il super trend nasce per valutare se il mercato è debole o se ha finito un trend, non per entrare in un trend. Ok? Perché dico questo? Perché quando il mercato diventa laterale, il super trend non ci aiuta nelle entrate, ma ci aiuta molto probabilmente nelle uscite. Vi spiego subito la debolezza di questo indicatore nelle entrate, perché naturalmente la prima cosa che molti possono pensare è questa: qui diventa rossa e io entro al ribasso, poi diventa verde, entro al rialzo, poi diventa rosso, entro al ribasso, verde, entro al rialzo, rosso, entro al ribasso. Ma attenzione in quest'ultima fase, guardate cosa succede: qui deve entrare in verde, cioè in rosso, al ribasso, ma il prezzo effettivamente sale. Qui deve entrare al rialzo, ma il prezzo effettivamente scende. Qui deve entrare al ribasso e sì, siamo un po' al ribasso, ma abbiamo avuto degli alti e bassi. Quindi, se usassimo questo indicatore per fare delle entrate long e short, come ad esempio qui c'era un'entrata ribassista, ma poi alla fine sale. Quindi, se utilizzassimo questo indicatore per seguire i colori verde e rosso, abbiamo delle difficoltà quando il mercato non è in trend. Quando si è in trend, va bene, facile, sia questo sia tantissimi altri indicatori ci daranno dei segnali buoni, ma quando c'è lateralità diventa difficile e siamo in daily. Immaginate la stessa cosa su un grafico H1, ad esempio, quindi andiamo a prendere un time frame che magari non è eccessivamente piccolo, quindi un time frame che di solito viene utilizzato. E quindi se abbiamo una fase laterale che vi assicuro succede spesso, eccolo qua ad esempio, guardate un po' cosa sarebbe successo se avessimo utilizzato questo indicatore per entrare. Qui short e invece sale.
Qui sale, entriamo qui perché vi ricordo che la prima candela è qui e poi va a finire qui sotto. Qui al ribasso, ok, ci siamo. Qui al rialzo, ok, quasi ci siamo perché poi alla fine chiude qui, quindi bisogna vedere. Poi al ribasso qui e siamo piatti, al rialzo qui e scende, quindi quasi qui avremmo fatto tanti stop. Qui al ribasso, ma poi alla fine ti chiude qua, quindi... Ripeto, questo indicatore non va usato per entrare nei cambi di colore, ma per uscire nei cambi di colore. Qual è il time frame migliore? Mi chiede Marco. Beh, sicuramente, siccome serve per uscire, dipende dalla tecnica che utilizzate, dal time frame che utilizzate quando entrate. Se utilizzate una tecnica su H1 per entrare, naturalmente questo dovrebbe essere almeno H1 o H4. Se utilizzate una tecnica che lavora sull'M15, dovete utilizzarla almeno M15 o anche M30 a volte, perché è più comodo andarlo a utilizzare anche su un time frame un po' più alto rispetto a quello della tec vostra tecnica di entrata. Ma andiamo a vedere anche come magari è possibile utilizzarlo per entrare. Massimo mi fa un'altra domanda, per chi fa scalping? Per chi fa scalping è difficile, perché comunque lo scalping è difficile già di per sé, e questo indicatore, ad esempio su M1, perché se fai scalping penso che utilizzi il time frame H1, non ti serve per entrare, ti può magari servire come una conferma di trend. Ma andiamo a vedere meglio invece come poterlo utilizzare in modo decente, sia per entrare che poi anche per uscire. Allora, partendo dal grafico daily, che è sicuramente uno dei grafici migliori che vi consiglio, specialmente se state iniziando adesso a fare trading, anche se è un trading un po' più lento, un po' più calmo, però guardate che vi dà tantissimo, vi aiuta fortemente a capire le dinamiche del mercato. Ah, dimenticavo una cosa, se volete possiamo cambiare il sottostante, basta scriverlo in chat, lo andiamo subito a modificare. L'uno vale l'altro, a me non mi cambia niente, vogliamo fare la sterlina, vogliamo fare qualsiasi altra cosa e va bene lo stesso. Allora, andiamo subito a capire un altro punto importante da poter sfruttare. Allora, ci sono dei momenti, sterlino SD, eccolo qua, sì. Allora, ci sono dei momenti in cui ci sono degli incontri tra i prezzi e il super trend. Ad esempio, questa candela ha fatto un tocco sul super trend e poi ha chiuso sotto. E allora, questa candela, così come anche qui, poi vediamo un po', qui ce n'è stata una e qui ce n'è stata un'altra. Poi cosa c'è stato? Basta. Quindi questi punti, ad esempio, su un time frame daily potrebbero essere utilizzati per effettuare degli ingressi dove, quindi alla chiusura del daily sotto, quindi super trend, la linea diventa rossa, quindi potremmo mettere uno stop sul massimo, l'entrata short. Come vedete poi in questa fase il drawdown sarebbe stato breve, ma avremmo avuto subito due picchi ribassisti importanti con un take profit che potrebbe essere addirittura due volte il mio stop, quindi andiamo subito a calcolare con MetaTrader. Ad esempio qui potevamo mettere uno stop addirittura, vabbè, di 200, anche un po' esagerato, ma la potenzialità di guadagno sarebbe stata di 380, quindi quasi un rapporto 1 a 2. Qui ad esempio andiamo a zoomare così vi rendete conto. Qui ad esempio abbiamo l'entrata, quindi qui stop di 100, take di 100, quindi un rapporto 1 a 1. L'altro punto dov'era? L'altro punto qui, quindi un tocco, ribasso e questa volta si prende lo stop di 60. Questa volta invece qui entrata, short, abbiamo avuto un primo stop. Secondo giorno possiamo fare un'altra entrata, stop di 50 e take di 400 addirittura, quindi il rapporto 1 a 2 verrebbe preso in pieno. Questo è Sterlino USD Daily. Andiamo indietro, vediamo un po'. Qua c'è un altro esempio. Si potrebbe entrare short, qui
era uno stop piccolissimo, forse per 10-12 punti preso. Secondo giorno si ripete la stessa candela, si entra short, stop di 120, take addirittura qui potentissimo, ma naturalmente si esce molto prima dal mercato. Andiamo a vedere qualche altro segnale di questo tipo qui. Ad esempio avevamo un long, no? Primo giorno long con stop di 50 viene preso l'indomani perché, come vedete, fa un minimo in più rispetto al giorno precedente. Però si ripete la stessa operatività, si entra qui, stop di 60, questo non viene preso e ha voglia di prendere qui un ottimo trend. Anche qui, volendo, questo terzo ultimo segnale poteva essere incoraggiante, si poteva prendere stop proprio sulla linea di 50 e già l'indomani si poteva uscire con un doppio del gain. Possiamo continuare con qualche altro esempio. Qui ad esempio ci sono stati numerosi tocchi e si poteva quindi anche qui azzardare qualche take. Si prende all'inizio qualche stop, il primo si prende, il secondo ad esempio non va più in stop, sono 40, qui 60, 70. Qui ci siamo a 100, bisogna vedere qui com'era la dinamica, quindi eventualmente si stoppa. Terzo segnale che viene stoppato, il quarto che poi alla fine riesce a fare 100 di stop e addirittura 250 di take. Quindi questa tecnica ad esempio vi potrebbe far prendere piccole perdite, ma poi andare a prendere un ottimo trend che sicuramente vi paga anche delle piccole perdite precedenti. Questo ad esempio ha toccato precisamente il super trend, poi per 2 giorni lateralizza, ma poi alla fine vi dà un ottimo spunto operativo. Quindi questo modo ad esempio di utilizzare il super trend potrebbe essere interessante per molti di voi per aggiungere un segnale. Ripeto, questa è un'impostazione classica 10-3, ok? Significa che è un'impostazione che molti seguono perché è classica, quindi molti magari non cambiano le impostazioni e tutti le seguono in questo modo. Se si vuole avere qualcosa di un po' più aggressivo, basta diminuire il multiplier, ad esempio scendendolo al 2, come vedete i prezzi si sono già avvicinati al super trend e quindi ci sono molte più occasioni di tocco e quindi anche di entrata. Qui ad esempio ce n'era un'altra, quindi ci sono molte più occasioni, ma è anche vero che spesso il super trend poi inizia a cambiare segno. Non ci interessa tanto sotto questo aspetto che cambia segno perché noi entriamo nei tocchi e non nel cambio di colore. Ecco perché vi dicevo, cerchiamo di evitare il cambio di colore perché potrebbe farsi creare numerosi falsi segnali. Quindi andiamo a entrare invece quando il mercato va a fare un tocco e quindi aspettiamo la chiusura della candela. Se effettivamente la candela richiude sotto, come in questo caso, poi si entra al ribasso. Quindi è molto intuitivo questo tipo di tecnica perché vi presenta in modo semplice e chiaro anche l'ingresso. Già alcuni di voi stanno pensando, ma posso usarlo in intraday magari sull'H4? Sì, certamente. Sull'H1 sì, perché no? Perché comunque la logica è sempre uguale. Come vedete non ci sono numerosi tocchi. Ecco, questa fase sì, ma sono tutti tocchi che alla fine fanno scendere i prezzi e quindi vi portano un buon trend. Qual è la fase più difficile? La fase più difficile, come in ogni parte di trend, è qui quando non ha un trend molto forte, ma come notate i tocchi qui dove sono? Ce n'è uno solo qui, un long che va bene. Qui c'è uno short, un primo short che va bene perché addirittura non fa un nuovo massimo e quindi riesce a entrare il short e vai subito a un buon trend, un buon mercato. Questo indicatore quindi vi può essere molto utile, specialmente se state iniziando a studiare i mercati da poco. In ogni caso, se scendete in H1 o in M15, vi consiglio però prima di entrare di andare a vedere se in questo momento ad esempio andiamo a prendere l'ultima parte, siamo in rosso, quindi se qui accade un setup di ingresso, cioè un tocco rosso in M15, assicuratevi che almeno
l'H1 o il daily sia anche rosso, perché se il daily è in un'impostazione verde, quindi rialzista, e voi in M15 mettete al ribasso, capite bene che vi state mettendo contro un qualcosa che è più forte, perché un time frame daily significa essere sicuramente più affidabile, più forte. Quindi cercate di muovervi sempre nella direzione del daily. Adesso leggo qualche domanda. Nel frattempo, se qualcuno di voi ha altre domande, può scriverla. Esistono valori del multiply ottimizzati? Domanda di Fausto. No, non esistono, nel senso che io non li conosco, però sicuramente è necessario ottimizzarli in base al sottostante. Magari questo è uno studio che dovreste fare voi personalmente, perché è necessario che voi stessi andate a capire se magari è meglio modificare il periodo da 10 a 14, e quindi vedere come reagisce la curva in generale, o anziché 2 a 1, oppure 2 e mezzo naturalmente. Quindi sono tutti aspetti che naturalmente implicano differenze poi nella strategia. È anche vero che essendo una strategia che va sul tocco, beh, viene facile anche andare a fare dei backtest. Specialmente su dei grafici daily, e quindi vi viene semplice andare a capire in base al sottostante qual è quello migliore da utilizzare. Allora, poi domanda. Qualche altra domanda andiamo a leggere, così poi passiamo anche a un altro aspetto ancora, dove ero arrivato. Fai rivedere dove scaricarlo. Sì, allora, scaricatelo da withertrading.eu, corsi trading di settembre. Vi rimetto di nuovo il link, perché magari non vi è arrivato. Ok, poi esattamente l'entrata come deve essere, Pierangelo? Adesso la rispieghiamo. Cosa succede quando attraversa la linea di trend? Questo lo spieghiamo pure. Poi il punto d'ingresso, io ho un ok, lo andiamo a riprendere. Punto di entrata anche per Eleuterio, ok. Fabio, sei arrivato ora. Come uscire a massimizzare il gain rimane sempre. Adesso vi spiego come massimizzare il gain. Cambiamento di colore quando avviene. Benissimo. Allora, riprendiamo la parte più tecnica. Allora, tecnicamente il colore cambia quando il prezzo, ad esempio in questa occasione, mettiamolo in M1 così lo vediamo in tempo reale. Allora, se il prezzo va a chiudere o comunque momentaneamente va sotto la linea verde, la linea in automatico si trasforma in rosso. Però noi, per entrare, vi ho spiegato, non ci interessa che momentaneamente sia sopra o sotto la linea. Ci interessa su un time frame più alto, questo è un M1 solo perché volevo farvi vedere in tempo reale se accade, ci interessa che la chiusura poi effettivamente ritorna nella parte opposta. Ecco, ad esempio, in questa fase il prezzo momentaneamente era andato sotto la linea verde, quindi in quel momento la linea si era ad esempio trasformata in rossa. Ma a noi non interessa, a noi interessa che poi a fine chiusura la candela ritorna sopra e quindi rimane verde. In tal caso cosa succede? Questo ad esempio è un segnale di rialzo, quindi a chiusura di candela si compra, in questo caso 1,5886, stop sul minimo che ha realizzato sotto il super trend, quindi sono 68 pips sotto. Il take profit si deve mettere almeno a due volte
l'entrata, quindi da 68, quasi 70, 140, 135 pips, che come vedete vengono raggiunti non in giornata, l'altro giorno neanche, dopo 2 giorni. Quindi ho rischiato 70 per portarne a casa 130. Naturalmente, se riuscisse a prendere un trend più forte, cosa dovrei fare? Qui diventa ancora poi un gioco di money management, di backtest per capire se conviene, ad esempio, a un certo punto, una volta raggiunto un certo livello di guadagno, fissare uno stop in break-even o in un terzo di guadagno e cercare di far correre la posizione. Statisticamente vi posso dire che accade tante volte di prendere trend lunghi, ma anche tante volte di essere poi stoppati. Quindi dovreste vedere il sottostante come reagisce. Dovreste fare 6 mesi di backtest, andare a prendere tutti i punti in cui succede questo rimbalzo e vedere se conviene, ad esempio, lasciar correre la posizione e, ad esempio, una volta raggiunto il rapporto 1-1, quindi significa se io rischio qui dall'ingresso 70 pips, appena ne faccio 70 mi porto un rischio a 0, quindi mi alzo lo stop a 0. Poi appena faccio 120 chiudo. Oppure in alternativa devo andare a valutare se appena faccio ad esempio i 70, metto in break even e poi magari metto un take anziché a 2, a 3, a 4, a 5 e vedere quante volte accade in 6-7 mesi in base al sottostante, perché un sterlino USD si comporta in un modo, l'indice DAX si comporta in un altro modo, l'euro USD si comporta in un altro modo. Quindi è uno studio che dovete affrontare voi sul sottostante che andate a valutare, perché la regola non è uguale per tutti i sottostanti. Quindi è uno studio che dovete affrontare voi. Quindi andate a riflettere poi, in base, ognuno di noi di solito ha dei sottostanti che si tradano più di un altro, perché magari si conosce meglio la storia, la volatilità, si riesce a capire come reagisce. Quindi andate a vedere, secondo voi, quale è statisticamente quindi l'impostazione migliore. Poi vediamo altre domande. Il cambiamento del colore avviene a chiusura candela? No, avviene durante la candela e eventualmente se chiude la candela, naturalmente la parte opposta del colore precedente cambia definitivamente di colore. Ecco qua, ad esempio, M1 ha appena chiuso, vedete, sta chiudendo sotto, ancora non ha chiuso e quindi è rossa. Se dovesse andare a chiudere sopra, diventa verde, però in M1 sta scendendo, quindi sicuramente fra 20 secondi, se rimane sotto, il colore rimane rosso. Non significa entrare short, però. Perché la candela dopo essere scesa sotto il verde ripassa sopra e incrocia? Sì, in un certo senso sì. Significa come se in questo momento, ad esempio, è scesa sotto e poi va a chiudere subito sopra, rimane verde e fa questo pullback quindi sul colore. Naturalmente non vi consiglio questa strategia per un M1, M5, M15, siamo strategie su almeno H1, H4, ma molto meglio sul daily, perché magari sul daily avete un segnale ogni tanto, però su 10 sottostanti, uno al giorno possibilmente lo tirate fuori. E poi, è possibile impostare super trend con tarature diverse? Assolutamente sì, Sabrina. Anzi, vi consiglio eventualmente di andare a valutare impostazioni diverse. Ad esempio, io studiavo il 21-1, era un super trend molto più aggressivo. Come vedete, sta molto vicino ai prezzi del mercato e lo studiavo proprio per questo tipo di strategia, ma ci vuole un livello di attenzione. Molto
migliore, quindi per chi sta iniziando adesso è un po' più difficile così, però nei buoni trend, come vedete, si prendono ottimi spunti, ma anche 21.2 potrebbe essere interessante perché già è un po' più calmo e anche abbastanza efficiente. Penso sì, mettere due di super trend sul grafico. Ecco, questa era la seconda ipotesi che vi dovevo spiegare, finita questa parte. Allora, si possono mettere due super trend e usarle tipo un incrocio di media mobile. Ad esempio, questa l'abbiamo messa con il 21.2. Possiamo aggiungere un nuovo super trend con, ad esempio, l'impostazione classica 10.3. Andiamo a mettere dei colori magari un po' più spessi. Vediamo se vengono presi. No. Non li vuole, non so il motivo. Cambiamo colore. Mettiamo blu e rosa. Benissimo. Quindi, che cosa fa un super trend in questo modo? Ci crea come se fossero due medie, quindi se tutte e due sono rossi ci confermano la fase di bassista. Quando in queste fasi, ad esempio, abbiamo sia un verde sotto e un rosso sotto, vuol dire che siamo in una fase laterale. È un modo che molti utilizzano anche per valutare se effettivamente c'è un trend o meno. Può essere sicuramente di aiuto per filtrare le fasi controtrend, le fasi false, ma comunque rimangono sempre delle lacune. Non si riesce comunque a evitare il problema al 100%, specialmente come se al solito si scelgono momenti laterali. Vediamo un po' se riusciamo a... Ecco, in questa fase, ad esempio, questa è sterlina yen, tanto ha cambiato. Allora, qui abbiamo il ribasso, qui invece verde, quindi in questa fase non si fa niente. Poi abbiamo verde rosso di qua, quindi non si fa niente. Poi rimane questa rossa e rossa, quindi in teoria si dovrebbe scendere, ma poi alla fine sale. Verde che comunque è contrastato da una rossa e quindi si sta fermi. Rossa rossa si scende, ma in teoria poi un po' sale, e quindi anche qui il problema è diciamo parzialmente risolto. Qui abbiamo due colori, non si fa niente, qui poi alla fine si entra. Ecco, diciamo che forse un 50% delle fasi laterali vengono filtrate meglio, ma rimane pur sempre un certo problema. Quindi sì, è bene anche utilizzare volendo due super trend, ma è una tecnica che comunque vi può dare un aiuto, ma non sempre come tecnica di entrata. Come tecnica di entrata noi utilizziamo il super trend perché sapete che è uno dei nostri indicatori, quindi scusate, il WeePoint, che sapete è uno dei nostri indicatori, quindi volevo proprio farvi vedere cosa potrebbe uscire fuori dal WePoint. Andiamo nella fase attuale. Ecco qua. Il WePoint vi dà degli spunti operativi al rialzo o al ribasso, e quando a volte capitano dei punti interessanti, quindi verde verde o rosso rosso, di solito si hanno dei buoni spunti operativi. Questa è sterlina Yen Daily, ad esempio, in questa fase avevamo una fase di rialzo, in quest'altra fase è una fase di rialzo anche se intervallata da alcuni momenti di drawdown, però cosa succede? Che questa che impostazione dobbiamo mettere in impostazione classica. Cosa succede? Che può capitare che nel rimbalzo si presenta proprio il waypoint ed è quello che volevo farvi notare di più. Vediamo se troviamo delle fasi di rimbalzo assieme al waypoint, cioè che a volte riescono ad avvalorare il trend, no, non ce ne sono in questo grafico. Prendiamo un altro grafico, vediamo, ritorniamo alla sterlina USD, vediamo se troviamo qualcosa. Non ci sono, vabbè, non riesco. Comunque ci sono delle volte,
Ecco, ad esempio, questo era verde, però contro è rosso, quindi in questo caso il segnale waypoint si annulla, anche se effettivamente era un buon segnale perché lì esista. Il waypoint potrebbe essere utilizzato invece come segnale aggiuntivo, ma le regole del waypoint ve le spiego poi la prossima volta, a meno che siete interessati, ve le spiego adesso. Intanto leggo qualche altra domanda. Ah, ok, vai. Sì, perfetto. Allora, il waypoint funziona così. Innanzitutto bisogna attendere sempre la fine della candela. Se abbiamo un segnale rosso, si entra. Se il prezzo rompe il minimo, il più basso minimo tra quello del segnale e quello precedente. In questo caso, prendo il pennarello. Quindi tra questo e questo vale lo short sotto qui, che non viene preso. Tra questo e questo vale lo short qui, che non viene preso. Tra questo e questo vale l'ombre qui sopra, che non viene preso, quindi si autofiltra. Qui abbiamo l'ombre qui sopra, come vedete non viene preso. Naturalmente dopo due candele si cancella, quindi se non viene eseguito si cancella e basta. Qui avevamo un altro long che si cancella, qui avevamo un altro long che si cancella perché non vengono subito eseguiti. Qui purtroppo invece avevamo un long che va in stop, quindi l'unico che viene eseguito non riesce ad essere filtrato. Ma la potenzialità di questo potrebbe essere di entrare quando ad esempio qui abbiamo un segnale long, questo è ad esempio un buon segnale long, e poi uscire. Naturalmente va bene, questo è un segnale daily, quindi si esce sicuramente circa qui, quando si fanno due volte il rischio. Ma se in questa parte noi, una volta entrati, riusciamo a stare al mercato il più possibile, possiamo usare il super trend per, come livello di stop loss, ma naturalmente sul daily, prima che il super trend insegue lo stop, ci vuole molto, quindi dovremmo fare l'entrata sul daily e poi andare ad esempio su H1 per seguire lo stop loss. Andiamo subito a fare un esempio, cancelliamo qui, quindi segniamo, questa è la giornata del super trend long e si entra alla chiusura, alla rottura, quindi in questo punto, in questo incrocio della X. Andiamo su giorno 6 maggio addirittura, andiamo su H1, cerchiamo di raggiungere 6 maggio. Eccoci qua. Hopla. Ok, questo è il nostro ingresso. Nella X c'era l'ingresso che poi quindi il breakout esattamente avviene qui. Quindi cosa si fa? Si entra qui, si mette lo stop nel minimo della candela e man mano che poi il trend sale lo dovremmo adeguare al livello del super trend, naturalmente quando non ora dopo ora, ma giorno dopo giorno, quindi l'indomani si va a prendere il super trend in H1 e si vede dov'è. Finché sta sotto il livello tra il livello di ingresso e lo stop, ok, quando inizia a stare sopra si va a prendere il livello dell'H1 giorno dopo giorno. E finché quindi qui non tocca l'H1 in questa fase, ecco, si esce qui, giorno 13. Quindi si riesce in questo caso a massimizzare di più, ma il take, come dicevo, era molto prima, quindi in ogni caso si esce puliti. Cioè, la logica è questa, usare il livello verde come livello di stop.
Quindi io so che il Waypoint mi dice che da questo punto in poi, se è rotto questo massimo che viene rotto qui, si va long. E da questo punto in poi si va a seguire con uno stop più stretto possibile, se non si vuole aspettare il rischio totale del daily, cioè sul minimo del daily. Sì, Giuseppe, poi potete anche sperimentare altre cose, due super trend, un super trend, una media e un viewpoint, ci sono diverse cose. Naturalmente questo è sempre valido e ve lo ricordo, in base al sottostante che andate a studiare, perché ogni sottostante ha una sua storia, una sua volatilità, una sua capacità di reagire alle news. Quindi, scordatevi di usare una tecnica uguale per tutti i sottostanti. E quindi è necessario fare delle piccole modifiche, non le modifiche esagerate, ma ogni sottostante ha sempre una sua caratteristica e questo vi deve aiutare a comprendere meglio come sfruttare il super trend. Domande? Sì, Marco mi fa una domanda. Unendo ad altri indicatori si può usare per entrare? Sì, unendo ad altri indicatori si può usare, mi è ripetuta la domanda 20.000 volte, esatto, quindi si può usare per entrare se ci sono le fasi cosiddette di tocco. Questo è USD/Yen, ad esempio. Qui c'era un tocco, si entrava long qui, c'è la chiusura, stop sul minimo della candela, 62 pips, ha fatto prima 70 pips e qui potevamo mettere quindi uno stop a 0 e poi arriva fino a 123, quindi ha fatto esattamente 1 a 2, si chiude, si porta a casa. Qui avevamo lo stesso livello, quindi scende sotto, chiude qui sopra, si entra, stop a 80 pips, va a 29 e poi crolla, quindi andiamo a meno 80. Poi vediamo il successivo segnale, qui non c'è, quindi l'ultimo segnale utile sarebbe stato qui. Poi in queste fasi, come vedete, non abbiamo attualmente segnali, parlando di daily. Però è utile perché, ad esempio, in queste fasi di livello piatto ci dice che effettivamente c'è lateralità, come sta accadendo adesso in quest'ultima parte. Poi qui, ad esempio, forse non va neanche sopra, immaginando che va sopra, si va long e si prende, cioè si va short, scusate, perché la linea è rossa, e qui si prende un bel trend, perché eccolo qua, non si supera il massimo precedente, quindi questo ad esempio è un ottimo trend al ribasso che si può prendere, si poteva prendere. E poi ecco qui ad esempio c'è un altro ottimo segnale, prima questo che ci fa fare un long di stop 30, viene preso dopo 2 giorni, ma si ripete, quindi qui abbiamo un long stop di 55 pips, come vedete arriviamo anche a vabbè, potenzialmente 700 pips, ma comunque 110 pips si possono fare, quindi andate a recuperare i pips persi precedentemente con quelli nuovi. Un altro modo ancora per rendere questa operatività ancora migliore è quello di rischiare sempre ad esempio il 2% del capitale, cioè il 30 pips mi deve corrispondere a una perdita del 2%, un guadagno del 4%. I 60, i 55 pips mi devono corrispondere sempre a una perdita del 2% e un guadagno del 4%. Questo cosa significa? Che se lo stop operativamente diventa di 300 pips, io so che comunque vado a rischiare sempre il 2% del mio capitale perché vado ad utilizzare un lotto minore. Se lo stop è di 20 pips, io comunque rischio il 2% del mio capitale, quindi vado a rischiare sempre una percentuale capitale sicura. Questo perché? Perché a volte se un trend va a fare meno 80 pips e poi più 40, in questo modo voi avete sempre meno 2 e più 4. Se invece utilizzate
non utilizzate questo parametro, avete meno 80 pips che vi incidono ad esempio del 5% e più 40 che vi incidono dell'1%. Quindi alla fine avete fatto un guadagno, una perdita, ma con un netto negativo. Se riuscite invece a investire sempre lo stesso tipo di rischio, anche se il segnale prende un trend piccolo, riuscite comunque a portare a casa un guadagno. Sì, questa lezione è registrata, la troverete sul canale YouTube di WeTrading.eu. Quindi andate sul sito WeTrading.eu, poi avete qui il canale e il bottone YouTube e si aprirà qui la finestra con i video, li metterò qui, domani lo troverete pubblicato in questa pagina. Marco, come si installa sulla MetaTrader? Adesso spieghiamo. Fabio, sì, queste ci sono alcune posizioni in edging, sì, questa è la parte dello spread trading che oggi stavamo seguendo. Quando entrare da posizione? Si entra da posizione, come dicevo Sergio, si entra da posizione alla chiusura del daily, quindi in questo caso il daily si chiude circa alle 11 italiane. E quindi si entra in posizione se è il daily. Ah, ok, sì, il waypoint. Allora, il waypoint potete averlo in due modi: gratis se aprite un conto tramite WeTrading.eu con XM e depositate almeno 100 euro, oppure lo potete acquistare, costa 25 euro, una licenza di 6 mesi con oltre 20 ore di lezioni. Un'altra domanda era come installarlo. Allora, come installarlo? È molto semplice. Aprite la MetaTrader, andate su File, apri scheda data e si apre una scheda del PC. Cliccate su MQL4 e poi Indicators. Dentro questa cartella copiate il file SuperTrend che avete scaricato. Una volta che è copiato qui, basta chiudere e riaprire la MetaTrader e si può rivedere. Ciao Carlo, grazie per essere stato tu qui. Quindi basta riavviare qua la MetaTrader e si rivede. Comunque, la mia email, per chi ha bisogno di altre informazioni, la trovate qui, supporto@wetrading.eu. Vi mando questo in chat così lo potete appuntare. Come faccio a calcolarmi? Sto per 7 ore per partire dal ragionamento che hai fatto tu. Sì, allora. Ad esempio, in questo caso, dicevamo, si entra qui con uno stop di 30 pips. Se ho un capitale di 1000 euro e utilizzo 0,10, so che vado a rischiare per 30 pips 30 euro. 30 euro su 1000 fanno il 3%, no? 30 su 1000 sono il 3%, quindi so che se utilizzo un lotto di 0,10 vado a rischiare il 3% del mio capitale. Se voglio rischiare il 2%, devo andare a usare un lotto minore, quindi facilmente potreste andare a valutare, ad esempio, che 0,08 che mi incide non tanto 30 pips per anziché 1 euro. Con 0,80 centesimi vado a rischiare 24 euro, quindi potete andarvi a calcolare quanto effettivamente rischiate in base al capitale che avete e quindi facilmente potete anche valutare questo. Possibile anche crearsi una piccola formula con Excel se proprio vi interessa, che in automatico vi dà il calcolo del rischio, cioè il calcolo del lotto.
Esatto, variare i lotti in modo tale che il rischio è sempre, ad esempio, 20 euro, 30 euro, 50 euro in base al proprio capitale e sapere che se va bene andate a prendere sempre il doppio di quello che rischiate. I segnali di spread trading sì, sono a pagamento in abbonamento, chat, 50 euro al mese o gratis se avete un conto con XM da almeno 2000 euro. Ok, quindi questo è un po' tutto quello che volevo spiegarvi delle super trend. Spero che sia stato utile e sicuramente da domani potete utilizzarlo in modo semplice. Se volete potete utilizzarlo e poi anche mettere dei grafici di confronto sul nostro gruppo di Facebook, se volete, ve li approvo, li pubblichiamo, li discutiamo assieme. Gruppo di Facebook che ultimamente non è molto attivo per mia mancanza perché ho diversi impegni, ma se volete potete ecco, questo è il gruppo, segnale opzioni binarie Forex, quindi volendo, se vi interessa, così come fanno altri, potete mettere dei grafici e li commentiamo. Claudio, scrivimi via email il tuo numero di conto e vediamo un po' se è possibile farlo.